ragazzi, come state oggi? Molti di voi mi stavano chiedendo di recensire un Equestria Girls. Come sapete tutti, penso ormai, sta per uscire un nuovo film che si chiama Friendship Games, dove vedremo le nostre amiche pony barra umane competere nei giochi annuali della loro scuola contro la loro scuola avversaria. La Crystal Prep. Qui troviamo la Twilight di questo universo. Che è quindi nella loro squadra avversaria. Zan zan! I can't believe our world's Twilight goes to Crystal Prep. You're saying the Twilight's gonna play against us? Questa nuova Twilight sembra parecchio diversa da quella che conosciamo. Come andrà a finire? Chi vincerà questi Friendship Games? Dopo i concerti rock della scuola, dovevano esserci ovviamente i giochi della scuola. Sapete che per me Equestria Girls è sempre stata una mossa abbastanza commerciale. Qui in Italia comunque potete già trovare di questa nuova serie Friendship Games The School Spirits, che sono queste, che a me non piacciono per nulla. Quindi non le ho acquistate e le ho sorpassate e ho deciso di passare direttamente alle versioni sportive. Ho preso questo nuovo personaggio della squadra avversaria che si chiama Sour Sweet, che significa amaro dolce, e qui c'è una S che è il nome della squadra avversaria, che si chiama Shadow Bolt. Nella parte inferiore della scatola possiamo, come al solito, vedere un pezzo della faccia di Sour Sweet o del pony in questione, e sulla parte sinistra della scatola, questo perché fa parte della squadra avversaria, mentre invece le nostre amiche della Canterlot High e dei Wondercolts saranno in quest'altro lato della scatola, come al solito. Quindi è per questo che è sulla sinistra. Hanno cercato di differenziare le scatole. Qui possiamo vedere il nuovo logo dei Friendship Games, quindi dei giochi dell'amicizia. E qui c'è il logo della Canterlot High. E qui i cutie mark delle nostre amiche. Ciao. Ovviamente la bambola è prodotta da Hasbro ed è consigliata dai 5 anni in su. Queste nuove Equestria Girls hanno una nuova feature, quindi una novità, che è questa collana che le portano tutte, con scritto AG, quindi Equestria Girls, e voi potete scannerizzarle grazie alla nuova applicazione. Qui ne parlano meglio sul lato della scatola. Vi consiglio di scaricarla se vi piace davvero tanto Equestria Girls, perché potrete creare il vostro personaggio e scegliere il colore della sua pelle, il suo cutie mark, il suo nome, eccetera, e vivere nella scuola. E ogni volta che avrete una nuova bambola, scannerizzerete il suo medaglione, avrete dei nuovi oggetti, dei nuovi vestiti, delle nuove missioni da fare. Vorrei davvero farvi vedere come funziona questa nuova app, ma purtroppo non ho più il mio iPad e quindi non so esattamente come fare, ma ne recupererò uno apposta per mostrarvi com'è questa app, ma comunque vi consiglio di scaricarla. La scatola per il resto è molto simile a quelle che abbiamo sempre visto di My Little Pony Equestria Girls. Qui ovviamente c'è il nostro ferro di cavallo a forma di cuore, che però questa volta non è arcobalenato ma è metà azzurro, perché è il colore della squadra delle nostre protagoniste, che sono i Wondercolts, e l'altra parte è questo colore rose violet bordeaux, che è quello degli Shadow Bolt, la squadra avversaria della Crystal Prep, che è questa scuola che ha come preside Princess Cadence, ovviamente. Per il resto lo sfondo della scatola ha tantissimi bersagli, perché Sour Sweet competerà nei giochi come arciera. Nei giochi ovviamente non ci sono solo arcieri, ci sono anche delle motocicliste, e per mia grande felicità, non vedo l'ora, anche le pattinatrici. Questo è il lato della scatola e possiamo vedere il mega logo della squadra Shadow Bolts. E qui ci dice che lei compete come arciera. Beh, ha un arco in mano, quindi c'eravamo un pochino arrivati, ma ok. Questo è il retro della scatola e Sour Sweet mi piace tantissimo. Questo è l'artwork di Sour Sweet, che come ho già detto quindi è un po' una nemesi barra una cattiva immagine in questo film, e adoro il suo artwork, penso che sia bellissima e mi piacciono tantissimo sia le sue scarpe, sia i suoi capelli, tutto, insomma, la trovo veramente bellissima. Wow! Qui ci dice un'ovvietà, sì, che partecipa al tiro con l'arco. Qui ci dice una riga, letteralmente, sul suo carattere, cioè che per competere bisogna allenarsi nella maniera giusta. E mi sembra una cosa buona, comunque. Quindi sembra una persona abbastanza a posto, grazie a Dio. The Wondercolts vs Shadow Bolts. Let the friendship games begin! Yeah! Direi che è giunto il momento di togliere la nostra amica dalla scatola. È una normalissima Equestria Girls, quindi sappiamo come funziona il The Box, eccetera. Quindi ci vediamo dopo il cut. Beh, eccoci qui con la nostra Sour Sweet e tutto quello che arriva assieme a lei, che ora vi mostro. Arriva con ovviamente il suo arco, è blu e azzurrino chiaro,
che potete farle tenere in mano. La freccia è ovviamente fusa con l'arco stesso, quindi non potete lanciarla veramente, potete al massimo fare così, ma non tirate troppo, se no lo sfonderete. Ecco, questo è il massimo che potete fare, insomma. Per essere un oggetto che arriva con le Equestria Girls, e rispetto a quelli che abbiamo visto in passato, è comunque ben fatto e non mi posso lamentare. Non ha molti particolari dipinti o scolpiti, mi fa molto ridere che la punta è a forma di cuore, è molto carina, molto cute, però rispetto a quello che abbiamo visto in passato con le Equestria Girls, questa è una cosa fantastica, quindi mettiamolo qui. Arriva anche il suo portafrecce, ovviamente le frecce sono tutte finte e non le potete rimuovere. Ha uno sculpt abbastanza interessante e carino, non capisco perché ci sia ovunque il cutie mark di Twilight Sparkle, probabilmente perché l'hanno fatto uguale per tutti, anche Twilight Sparkle partecipa come arciera, in fondo ha un buco comunque, non so perché, whatever. In ogni modo, anche questo, come potete vedere, non è scolpito male, potevano dipingerlo o metterci comunque qualche nota di colore in più, cosa che continua a non accadere, ma come ho già detto, è comunque una grande evoluzione per quanto riguarda le Equestria Girls. Penso che ogni anno stiano apportando delle modifiche alle bambole e ai loro accessori, quindi per me è un pollice su. Comunque gli accessori sono gli stessi per tutte le arciere, cambiano solamente i colori. Arriva quella poi che è la sua carta d'identità, che ogni volta arrivava con ogni Equestria Girls, e questa volta diciamo che è leggermente meno inutile, perché sul retro ci parla per l'appunto dell'app e come funziona, quindi se abbiamo buttato la scatola possiamo ricordarci dell'app grazie al retro della sua carta d'identità, che comunque è abbastanza inutile, ma ok. Ora parlo della bambola in sé e vi avverto che ho notato davvero tantissimi miglioramenti per quanto riguarda queste Equestria Girls, almeno questa versione sportiva. Sourswit ha una carnagione che dà, direi, su un giallo molto chiaro, non è il colore di Fluttershy, è quasi un giallo un pochino più umano, comunque giallo, non è color pelle, e come potete vedere ha le sopracciglia che non sono molto definite ma sono lunghissime e sono color azzurro molto decise, insomma ci dà già un'idea di quello che è il personaggio. Infatti mi piace molto la sua espressione, trovo che questa bambola rispetto a quelle vecchie abbia un po' di personalità, diciamo, anche la sua bocca, vedete, è stata stampata in maniera che insomma ci faccia capire che è molto competitiva e che voglia vincere questi dannati giochi. Per il resto ha delle lentiggini rosse molto carine, non ha blush, però mi piacciono moltissimo i suoi occhi, sono viola e all'interno c'è il suo cutie mark, che è molto particolare perché è un cuore con su un diamante che sembra il cutie mark di Rarity. È molto carino, è stampato molto bene ed è perfetto in entrambi gli occhi. Poi ha questo eyeliner azzurro chiaro, molto molto carino, e sopra ha un ombretto rosso che sfuma, che è veramente un nice touch. Questo è il suo cutie mark, che come potete vedere è sotto l'occhio sinistro, e qui possiamo vedere le sue lentiggini che continuano anche sopra. I suoi capelli sono bellissimi, hanno dei colori fantastici e sono molto molto delicati. Qui sulla frangia c'è un bel po' di prodotto, io vi sconsiglio di spazzolarli, e come potete vedere ha questi due enormi pompon. Il colore principale dei suoi capelli comunque è il fucsia e l'azzurro, e guardandola sul retro possiamo notare che i suoi due pompon sono anche loro abbastanza pieni di prodotto. Quindi vi avverto, se le smontate i pompon non pensate minimamente di poterli ricreare. Io la lascerei così e non la toccherei assolutamente. Una cosa che mi ha lasciato stupita positivamente è il vestito, perché è un insieme di parti di plastica come nelle vecchie Equestria Girls e delle parti invece fabric, cioè di stoffa. In realtà sotto tutta questa parte di plastica il vestito è semplicemente un pezzo di stoffa rosso con questa gonna che sfuma dal bianco all'azzurrino, e sopra vedete tantissimi sparklini molto molto carini. Però ci sono queste parti in più di plastica che sono tutte removibili dal retro, ovviamente. Guardate comunque come sono state pensate bene e come sono uniche nel loro genere. Ovviamente servono per proteggerla nella parte dove lei lancia la freccia, quindi ha questa parte protetta, e sul braccio ha questo parabraccio, per l'appunto, che serve sempre per proteggervi da quando lanciate la freccia se siete degli arcieri. Ecco qui il nostro QR code che dobbiamo scansionare per avere Sourswit nella nostra app Equestria Girls. C'è la S degli Shadow Balls, quindi della sua squadra, ma la cosa che mi lascia davvero perplessa è che non si può rimuovere. Esattamente, non si può togliere dal personaggio. Se volete togliergliela dovete tagliargliela via. Probabilmente Hasbro ha fatto questa scelta perché non vuole che voi la perdiate in alcun modo, però è veramente grossa e si nota parecchio,
quindi magari a alcuni di voi non piacerà averla sempre sulla sua bambola, beh, dovete proprio tagliare la plastica, perché sennò non la toglierete mai. A questa poi, sempre brandizzata Shadow Balls, cintura dove possiamo attaccare il suo porta frecce qui di lato. Io vi dico, mi sembra un po' scomodo tenere le frecce su una cintura e non sulla schiena, ma ok, in ogni modo è una bella pensata e comunque è tutto removibile. Sotto poi questi leggings non stampati, e un momento di silenzio per questa cosa, sì, sono dei veri leggings e sì, li potete rimuovere. E mi piace che siano uno diverso dall'altro, sono molto fashion e hanno anche l'orlo, quindi un momento di silenzio. Bene, andiamo avanti. A queste scarpe, che perlomeno non hanno dei tacchi, quindi devono essere abbastanza comode, che sono, come avrete notato, blu e azzurre, che sono i colori principali di Sour Sweet. Il suo cutie mark è presente sia sulla suola, e qui ci sono dei glitter di Barbie Chioma Glitter, sia qui in alto sull'apertura. E ovviamente queste nuove Equestria Girls hanno i piedi e quindi le scarpe sono removibili. Yeah! Altra cosa ovviamente di cui siamo tutti felici è che le gambe sono bendable al ginocchio e ovviamente all'anca, e anche le braccia non sono a paletta e sono bendable. Yeah! Direi che è una mega evoluzione, grazie Hasbro. Per quanto riguarda questa versione sportiva delle bambole e Sour Sweet in particolare, sono veramente felice di quello che Hasbro ha creato, per il semplice motivo che Hasbro ha fatto una cosa molto intelligente: ha ascoltato i suoi consumatori e ha ascoltato quello che avevamo da dire. Probabilmente Hasbro si è sparata parecchie recensioni online e ha detto: ok, questa cosa non piace ai consumatori, togliamola, quest'altra cosa non piace ai consumatori, togliamola, e ha fatto benissimo. Quindi questa è una cosa che apprezzo tantissimo e ringrazio davvero tanto Hasbro per averlo fatto. Per quanto riguarda questa nuova versione sportiva, sono decisamente un'evoluzione rispetto a quelle che abbiamo visto in passato. Gli accessori sono abbastanza buoni, c'è un buon mix tra vestiti di plastica e vestiti non di plastica, quindi insomma un applauso a Hasbro. Quello che mi preoccupa è il prezzo qui in Italia. Io l'ho acquistata negli Stati Uniti, il prezzo era di $20, un prezzo abbastanza accettabile, ma qui in Italia ho paura che saliranno tra i 26 e i 27 euro. Non è accettabile per una bambola simile, che comunque rispetto alle vecchie che erano vendute allo stesso prezzo gli fa decisamente, come si dice, il sedere, ma è comunque un prezzo un pochino esagerato. Dobbiamo abituarci, purtroppo qui in Italia i giocattoli costano molto. Voi cosa ne pensate di Sour Sweet e di questo nuovo film Friendship Games? Io vi dirò che sono abbastanza emozionata, l'ultimo film mi è piaciuto moltissimo. Vi saluto e vi ricordo che sono su Facebook e su Instagram, e potete trovare entrambe le cose nella descrizione qua sotto. Ciao!